Liberamente, la nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Buonasera amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Liberamente, puntata di giovedì 14 maggio. Stiamo parlando di religione su Radioattività, stiamo parlando dei collegamenti naturalmente che possono esserci tra un credo e la nostra vita di tutti i giorni, e per farlo naturalmente partiremo un po' dalle origini dell'argomento, quindi dalla storia, dal rapporto uomo-dio attraverso l'evoluzione storica dei popoli a cui si riferiscono. Questo è il titolo della puntata di oggi, in compagnia mia e in compagnia della dottoressa Maria Bossa. Ciao Maria, ben ritrovata. Ciao Guido, buongiorno a tutti, e cominciamo subito questo argomento che è molto interessante e va visto da una particolare ottica. Stiamo sempre precisando che non è da un punto di vista religioso mistico, ma è da un punto di vista storico e filosofico, no? E anche psicologico. Allora, innanzitutto, come sempre voi sapete, partiamo dall'illo tempore. E allora il mondo abitato era diviso sui vari continenti, c'erano dei grandi blocchi di popolazioni, no? Quindi se noi vogliamo risalire a 10.000 anni fa, a 10.000 anni prima dell'avvento di Cristo, e comunque la nostra memoria storica si rifà circa un 3.000 avanti Cristo, cioè noi abbiamo i testi sacri che poi ci parlano delle varie religioni, che si rifanno su per giù quando, con la nascita del linguaggio, prima le storie venivano tramandate oralmente e poi piano piano sono state trasmesse su delle tavolette, per esempio di argilla, con uno strato di, e quindi veniva poi, e quindi era molto difficile anche trasmettere i vari testi e le varie storie, no? Perché sono delle tavolette d'argilla, provate a immaginare quanto tempo ci voleva prima di narrare qualcosa con dei linguaggi un po' particolari, tipo i geroglifici, quelli egiziani, oppure c'era la scrittura cuneiforme. Insomma, è stato tutto un'evoluzione però i testi sacri ci sono arrivati, e fondamentalmente noi dobbiamo considerare la storia delle religioni su quattro grandi blocchi. Cioè noi avevamo il bacino del Mediterraneo qui, che si estendeva poi a est nella Mesopotamia tra il Tigre e l'Eufrate, poi c'era la penisola araba, il Nord Africa con tutto il continente africano che fa parte di un nucleo. Poi andando un po' più a est troviamo l'Asia, la penisola asiatica, su cui si sono sviluppati poi i popoli indù, che hanno sviluppato l'induismo. Ancora più a est troviamo la grande Asia del mondo cinese, e poi troviamo le isole del Giappone, e se vogliamo andare ad ovest c'era la penisola americana, dove in quell'epoca si stava sviluppando la religione Maya e poi lo sciamanesimo degli indiani del nord, quindi dei popoli indiani del nord. Quindi a questo punto però è fondamentale capire una cosa. Infatti io arriviamo subito alla nostra prima religione, no? al cristianesimo, perché in qualche modo questo ci permette di incominciare a capire un po'. Abbiamo visto nella scorsa puntata che le religioni si dividono in due grandi blocchi, le religioni profetiche e le religioni di contatto divino, quindi quelle che considerano una coscienza cosmica che si evolve. È fondamentale questa differenza. E poi parleremo anche della religione cinese, che ha un altro tipo ancora particolare di evoluzione, e arriveremo anche all'egiziana e alla Maya, anche per capire poi certe evoluzioni che ci sono state
nei primi secoli dopo l'avvento del cristianesimo nel mondo europeo, anche no, tutto l'esoterismo, tutta la matrice dell'esoterismo. Quindi giochiamo in casa da un certo punto di vista, partendo dall'Occidente. Partiamo dall'Occidente adesso, però nella seconda parte della trasmissione parleremo dell'induismo. Allora, cosa succede? Fondamentalmente, lo sappiamo tutti, la storia della Bibbia nasce con la Genesi, il primo libro della Bibbia, ci parla di un Dio che in 7 giorni crea l'universo e poi crea Adamo dalla terra proprio, e da una costola di Adamo crea Eva, che è la sua donna, che serve a lui per procrearsi e per parlare, per, come compagnia addirittura dell'uomo nasce la donna nella Genesi, nella nostra antica storia. Poi a un certo punto arriva, lo sappiamo tutti, il male, il serpente, che tenta Eva ed Adamo e Adamo attraverso Eva per raggiungere la conoscenza di Dio, perché Dio, che nella nostra religione è un Dio paternalistico e un Dio severo, aveva detto, aveva collocato Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, gli aveva detto non toccate i frutti dell'albero della conoscenza. Allora, conoscenza, bene e male, ci rendiamo subito conto che in questo tipo di religione l'uomo deve essere cieco, deve seguire, non deve appropriarsi del potere divino in qualche modo. Ma il potere divino chi lo avevano poi alla fine? Lo avevano i sacerdoti e i ministri di Dio. Per cui in qualche modo, poi parleremo nella terza puntata dei bisogni storici che poi hanno portato le religioni a avere un dominio attraverso la legge sul popolo. Allora, la legge, cosa succede? Poi fondamentalmente facciamo un po' di storia. Quindi abbiamo messo a fuoco questo concetto della religione, delle nostre religioni profetiche, perché inizialmente nasce l'ebraismo, cioè è la religione più antica, l'ebraismo, condotta dagli ebrei, cioè sviluppata nel popolo ebraico. Ma il popolo ebraico da dove nasce? Il popolo ebraico nasce allora se andiamo indietro nella storia dell'uomo, c'è il mito del diluvio universale, il mito di Noè, che a un certo punto salva l'umanità perché lui era buono, era stato scelto da Yahweh, dal Dio che l'aveva salvato, aveva salvato tutti gli animali, perché poi c'è sempre il problema del male e del bene a monte, perché l'umanità cattiva è stata punita dal diluvio universale. Noè ha 3 figli, Sem, Cam e Yahweh, quindi da qui si formano i Camiti, i Semiti, gli Afet sono i Ciprioti. Quindi questi 3 figli di Noè, in qualche modo non si sa se siano mai esistiti o meno, comunque i Semiti a un certo punto nelle varie generazioni, passano tante generazioni e arriviamo ad Abramo. Abramo è il capostipite degli ebrei, del mondo ebraico. Allora, cosa succede? Abramo nasce a Ur, nella Mesopotamia del Sud, e ha una storia molto particolare, da qui poi comprendiamo anche lo sviluppo dell'islamismo e del popolo arabo, perché cosa succede? Noè non poteva avere figli, quindi a un certo punto si sceglie una sua schiava di origine egiziana, attenzione, perché qua si integra poi anche il culto egiziano che poi ritroveremo nella storia di Mosè. Allora, a questo punto cosa succede? Lui si accoppia con questa schiava e nasce Ismaele, che è un figlio illegittimo in qualche modo, perché Noè era sposato a Sara, che era una sua cugina di primo grado. Allora, invecchiano, a un certo punto Sara, vecchissima, aspetta un figlio e dà Isacco a questo figlio. Quindi il nostro Abramo in vecchiaia ha un figlio legittimo da Sara. A questo punto cosa succede? Come tutte le storie, anche quelle attuali, questo figlio, quindi il figlio di Ismaele con la mamma, vengono abbandonati nel deserto. Cioè Ismaele, figlio illegittimo, viene abbandonato nel deserto arabo, e quindi è lì che poi da lui, da Ismaele, proverranno tutti i popoli arabi, cioè il popolo arabo proviene e discende da questo abbandono di Abramo, perché Abramo abbandonerà Ismaele
lo lascerà nel deserto. E questo è un po' per tornare al filo conduttore iniziale che avevamo steso ai nostri ascoltatori di questa origine comune. Questo discorso chiude quel cerchio che avevamo annunciato all'origine di Religione e Mente. Tante sorprese nel scoprire come storicamente la nostra storia, la storia religiosa di tutti noi, si intreccia con le altre religioni, le altre culture. E questo era fondamentale da far capire a chi magari aveva un po' di polvere naturalmente nei ricordi storici e religiosi, sempre da un punto di vista della conoscenza, senza mai esprimersi. È un po' confusa questa trasmissione, ma comunque ci serve un po' per capire, no? Un momentino, perché qua tutti parliamo di arabi, parliamo di ebrei, parliamo di cristianesimo, però forse abbiamo dimenticato le nostre origini, no? Siamo tutti figli dello stesso profeta Abramo, siamo tutti figli della stessa razza, i semiti, quindi abbiamo voglia, cioè è inutile litigare tra di noi, abbiamo la stessa matrice anche culturale, religiosa, di un Dio punitivo e dei paradisi terrestri che si raggiungeranno dopo la morte. Allora, cosa succede poi a un certo punto? Abbiamo detto quindi che Agar, che era questa schiava egiziana, vengono abbandonati nel deserto. Isacco invece, figlio legittimo, piano piano ha un altro figlio, Giacobbe, che a sua volta avrà 12 figli, da cui si svilupperanno le 12 tribù di Israele. Ma qua è una cosa interessantissima, perché uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe, e sappiamo tutti la storia di Giuseppe che andò in Egitto come schiavo, poi entrò nelle grazie del faraone perché gli interpretò quel famosissimo sogno delle 12 vacche magre, delle 12 vacche grasse, per cui entrò nelle grazie del faraone che gli disse vivi qui con me. A questo punto tutta la tribù di Giuseppe e la maggioranza degli ebrei andò in Egitto e visse in Egitto i primi tempi bene, dopo successivamente con l'evoluzione del popolo incominciano le persecuzioni contro il popolo ebraico, perché poi il popolo ebraico andò in schiavitù e sotto Ramsete II nasce Mosè, che è il cosiddetto, tutti sappiamo la storia di Mosè, abbiamo visto 100.000 film su Mosè, ci ricordiamo il Charlton Heston bellissimo e atletico che faceva il nostro Mosè nei 10 comandamenti, e quindi ora ne stanno facendo un altro Esodo in giro, andatevi a vedere quel film. Quindi il nostro Mosè, che poi sarà il nostro patriarca e sarà il patriarca degli ebrei, del popolo ebraico, che con vicissitudini varie, arriviamo a una cosa fondamentale da dire, ai 10 comandamenti che gli vengono trasmessi da questo rovo ardente, che era poi lo Spirito Santo di Dio, che gli trasmise i 10 comandamenti. Ma cioè tutta la religione ebraica si fonda non solo sui 10 comandamenti, ma su una serie di precetti, perché Mosè poi scrisse 5 libri che sono messi nell'Antico Testamento, nella Bibbia, e con la bellezza di 613 precetti che poi sono stati acquisiti dagli ebrei, e dagli ebrei sono arrivati fino a noi nella religione cristiana e nel cattolicesimo, eccetera eccetera eccetera. Cosa succede però? Qua voglio dare ancora un'idea fondamentale. Gli ebrei aspettavano sempre questo Messia. Chi era il Messia? Il Messia sarebbe stato un profeta particolare che avrebbe salvato l'umanità, avrebbe portato gli uomini al regno di Dio, perché la concezione fondamentale dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islamismo è questo, che Dio è uno, è solo, fondamentale per gli ebrei, Dio è uno, è solo, proprio monoteismo totale. L'uomo è figlio di Dio ma imperfetto, peccatore, deve vivere la sua vita secondo i precetti, secondo la santità, in modo tale da potersi meritare il regno di Dio, il paradiso terrestre. L'Eden ebraico, il paradiso terreno, il paradiso di Allah per l'Islam. Qui ci fermiamo. Prima parte, abbiamo dato un'infarinatura, come piace dire a me, straordinaria, credo, ai nostri ascoltatori. Adesso ascoltiamo lo sponsor, naturalmente il suggerimento, e poi torniamo nella seconda parte con Guido e Maria. A tra poco. Liberamente, torna tra poco. Scooter nuovo?
Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri. Il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Radioattività. Liberamente, tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Seconda parte di Liberamente sulle frequenze di Radioattività. Naturalmente è un invito a tutti ad ascoltarci sempre anche nella replica del sabato mattina, qualche minuto dopo le ore 9, e a seguirci su Facebook, facebook.com/liberamente radioattività, direttamente per interagire con noi, con la redazione che cura la pagina, ma anche con Maria Bossa, la psicologa e psicoterapeuta che ci accompagna in questo percorso di crescita anche nostra, personale, di cultura attraverso la mente. Stiamo parlando di religione, abbiamo fatto un excursus su quella che è il comune denominatore per il mondo occidentale. Siamo arrivati al concetto di Messia. Adesso una parola che naturalmente inquadra tutta la nostra popolazione occidentale è quella legata a Gesù. Partiamo da qui per capire ancora concetti fondamentali che ci legano al cristianesimo. Certo, Guido, e dunque allora cerchiamo, io mi scuso con i nostri ascoltatori perché abbiamo pochissimo tempo e questi sono proprio spot, no, di conoscenza. Poi vi invito a comprarvi un libro di religione e delle religioni, però non solo della nostra, del cristianesimo, ma un po' che parli un po' di tutte le religioni. Allora è fondamentale, faccio una piccola regressione tornando al mondo egiziano, perché Mosè era cresciuto nel mondo egiziano, quindi lui ha portato con sé nella religione, nell'ebraismo, ha portato con sé alcuni concetti poi della religione egiziana, ma ne parleremo nella prossima puntata, no, in qualche modo, perché lì si riallacceranno poi tutte le culture esoteriche del mondo greco-romano, e quindi riti orfici, riti eleusini, tutta una serie un po' particolare di cultura religiosa. Però adesso, se vogliamo andare avanti, a un certo punto cosa succede? Nasce finalmente il Cristo, Gesù, non il Cristo, perché il Cristo è un termine greco del Messia, che vuol dire unto dagli dèi, quindi è un termine aggiunto al... ma è Gesù. E Gesù non si capisce bene se nasce a Betlemme o a Nazareth, però questo poi non è un argomento, nel senso che ci si è voluti appropriare o di una nascita o di un'altra, ma al di là di un luogo, diciamo, ma al di là di questo, Gesù chi era? Era veramente una persona reale ed era un predicatore. Cosa ha predicato Gesù? Qual è stata la differenza? Come è stato possibile che Gesù abbia poi si sia esteso in tutto il continente occidentale? Perché lui ha parlato essenzialmente, diciamo, dell'avvento del regno di Dio, quindi in un mondo in cui si poteva realizzare finalmente l'amore tra tutti gli uomini, il rispetto per la giustizia. E poi una cosa fondamentale è che Dio, attraverso di lui, aveva concesso il perdono finalmente a questa umanità peccatrice, perché noi sappiamo benissimo, c'era il concetto del giudizio universale, no? Che poi alla fine, alla morte, gli uomini sarebbero stati giudicati, i buoni avrebbero seduto, sarebbero andati al paradiso terrestre, i cattivi all'inferno. Gesù con la sua morte, con la crocifissione, salverà il popolo, diciamo, salverà l'umanità, e lo metterà in condizione di potersi riunire al regno di Dio dopo la morte. E poi fondamentalmente quindi porterà il concetto di salvezza, di resurrezione, perché si dice che gli uomini risorgeranno proprio con il proprio corpo, poi, no? Perché si disse che Gesù era risuscitato. E poi fondamentalmente Gesù porta con sé il concetto che lui è Dio e uomo, quindi sono questi tre grossi concetti fondamentali. E poi viene sviluppato il concetto di Trinità, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Questo concetto, attenzione, lo ritroviamo nell'induismo tra poco.
Cioè anche nell'induismo c'è Krishna che è la reincarnazione di Vishnu, che è uno dei tre dei della religione della Trinità induista, che si reincarna ripetutamente in vari profeti, in vari personaggi nella storia indù. Quindi questo concetto di un uomo che, di una razza, di un uomo, di un umano che porta in sé la matrice divina, lo troviamo però anche nel Cristo, che, e quindi questi sono i tre concetti fondamentali del cristianesimo, non del cattolicesimo, ma qua adesso poi ci addentriamo. Cosa succede? Speriamo che i nostri ascoltatori abbiano carta e penna oggi. Comunque, poi dopo, cosa succede? Che 700 anni dopo la nascita di Cristo, attenzione, 500-700 anni dopo la nascita di Cristo, nel popolo arabo, torniamo un momentino a Ismaele, agli arabi e alla Mecca c'erano il culto sia pagano degli dei pagani, quelli greci che dopo poi dovremo ritrovare, e sia quelli sia ebraici, no? Che ad un certo punto, anche i cristiani, ad un certo punto nasce Maometto, che era un mercante. Pensate che Maometto era un mercante di 40 anni, sposatissimo, che a un certo punto comincia a meditare e dice di aver avuto un'illuminazione, di aver avuto la comunicazione dall'angelo, da un angelo, Gabriele addirittura, che gli ha dettato, gli è detta il Corano, cioè gli detta dei versetti della legge su come a un certo punto, su come comportarsi per poter avere il regno di Dio e per poter arrivare al paradiso di Allah, perché lui parlava di un Dio che si chiamava Allah. E quindi il Corano, pensate alla bellezza di 6.236 versetti divisi in 114 capitoli. Ma finché Maometto era vivo, non è stato scritto il Corano. Il Corano è stato scritto dopo la morte di Maometto. Cosa fa Maometto? Torna a casa, incomincia a riunire una serie di seguaci, e questi seguaci vennero perseguitati ovviamente alla Mecca, dove erano. Allora a un certo punto scapparono, andarono via e si trasferirono a Medina. Crebbero in un numero illimitato. Nella vita di Maometto si formò un gruppo molto forte che ritornò indietro, conquistò di nuovo la Mecca da Medina, e da quel momento in poi il popolo arabo ha considerato Maometto l'ultimo profeta della religione ebraica, e loro sono diventati poi. Ma la matrice è unica. Anche gli arabi venerano il Cristo come profeta, venerano Gesù come profeta, conoscono Mosè e si rifanno ad Abramo come il più grande capostipite della loro religione. Invece, per voler stravolgere o per ribaltare anche il concetto del rapporto tra noi uomo e Dio, questa figura, bisogna andare a conoscere l'induismo, cioè la genesi della religione induista. Lì c'è un rapporto diverso uomo-Dio, che lascio naturalmente a te espandere. Certamente, Guido, qua arriviamo all'induismo, dove abbiamo detto prima che fondamentalmente diciamo nella matrice indù c'è il concetto di un Dio che ad un certo punto si espande in se stesso, cioè crea, c'è l'Atman, cioè che cosa c'è? Nella stessa coscienza, cioè Dio che viene detto Brahma, no? In qualche modo il principio cosmico eterno, ha in sé l'Atman, che è lì universale, come il nostro sé superiore in qualche modo, il sé junghiano. Questo io universale formano la cosiddetta coscienza cosmica e si manifestano attraverso l'evoluzione del mondo, attraverso il mondo, la Maya, la cosiddetta Maya, che viene considerato il mondo delle illusioni. Quindi Dio, la coscienza cosmica e il mondo delle illusioni però sono inscindibili, nel senso che quest'anima all'interno del Dio principale è anche lui divina. C'è una scintilla divina che attraverso il mondo delle illusioni crea i vari mondi, e quindi c'è poi un concetto di morte e rinascita in continuazione, di reincarnazione, di cosmi che si ripetono all'infinito nelle varie ere,
dove questa coscienza universale si perfeziona sempre di più attraverso le varie incarnazioni. Ed è fondamentale il concetto di karma nell'induismo. Ma che cos'è il karma? Cioè il ciclo delle morti e delle rinascite, dove si perpetua, dove si ripetono le varie esperienze, dove le esperienze di una vita vengono ripetute nella successiva per elaborarle, migliorarle e arrivare alla perfezione. Ma quindi in questo concetto di reincarnazione possiamo escludere il concetto di infinito? Cioè c'è una fine, c'è un momento in cui dopo la reincarnazione, dopo queste reincarnazioni, l'uomo arriva tra virgolette alla perfezione? Possiamo dare un termine a questo concetto? Guarda, io credo che secondo, perché nell'induismo il Brahma che si esprime attraverso la Maya è un'illusione, quindi tutti i mondi e tutti gli universi non sono altro che un'illusione di Dio, un'illusione di Dio che si perpetua e fa esperienza attraverso la legge del karma, che è una legge del compenso, cioè si dice nel mondo indù che quello che si fa in una vita poi si sconta nell'altra vita, ma non è una punizione, è un'esperienza. Tutto viene vissuto attraverso esperienza. Quindi io non te lo so dire se nell'induismo c'è la speranza che si arrivi poi al nirvana, che sarebbe questa perfezione, dove tu, ecco, perché poi questa è una forma di filosofia in qualche modo, si è sviluppata nel buddismo. Perché qua arriviamo, nasce il Buddha, che sarebbe un principe, anche lui era un principe indiano che a un certo punto si allontana dalle ricchezze, vive una vita ascetica e crea poi questa filosofia in qualche modo che si sviluppa poi anche nel mondo cinese e anche addirittura oggi moltissimo nel mondo occidentale. Ecco, ma parlare del buddismo oggi vuol dire arrivare a fare un'altra trasmissione soltanto sul buddismo. Ti faccio ancora una domanda prima di chiudere, perché naturalmente il tempo a nostra disposizione volge al termine. Uniamo in qualche modo argomenti di cui abbiamo già parlato, il sogno e la religione naturalmente. Abbiamo parlato spesso di déjà vu. Qualcuno collega il déjà vu naturalmente a un'elaborazione del nostro cervello, ce l'avevi spiegato benissimo il fenomeno del déjà vu. Altri lo ricollegano invece a magari una scena vista in una vita precedente. Quindi stride un po' il concetto magari razionale, la spiegazione del déjà vu, con chi crede nella reincarnazione. Può essere a volte che un déjà vu riporti qualcuno a una scena già vista ma in un'altra vita. Guido, guarda, riguardo all'argomento della reincarnazione, abbiamo avuto anche Stevenson, che ha fatto degli studi importantissimi, è uno psicologo dei primi del Novecento, sui concetti indù della reincarnazione, perché la reincarnazione, credendo profondamente nella rinascita, ha cercato anche delle dimostrazioni reali di questo fenomeno. Abbiamo in America Brian Weiss, che è uno psicologo che addirittura ha fondato una scuola sul concetto della memoria delle vite precedenti. Io sono un testimone, quindi io trasmetto solo quello che è avvenuto. Molte volte si sono trovate delle corrispondenze tra le vite precedenti e le memorie in queste vite attuali. Che cosa possa avvenire? Io veramente ti assicuro, non lo so. Però io dico sempre questo, che il mistero fa parte della vita dell'uomo, quindi non abbandoniamo proprio il mistero nella nostra vita, perché in qualche modo ci dà delle risposte, semmai, che la mente razionale non può darci. La religione è una risposta altra, è una risposta che ci collega in qualche modo al mistero, secondo un pensiero, cioè le religioni tentano di conciliare il mistero nella vita degli uomini con la storia dell'uomo, tentando di dargli anche una trascendenza, una spiegazione trascendente, no? Di questa cosa. E io non trascurerei il concetto di Spirito Santo, che nell'induismo si ricollega all'Atman, e il concetto poi di questo uomo Dio, che è Krishna, viene spiegato nella Bhagavad Gita, che è il poema, uno dei poemi principali della religione indù, dove si parla di Aruna, che era un eroe che combatteva se stesso e i suoi popoli, che viene sempre consigliato da Krishna, che è l'incarnazione dell'Atman, cioè di Dio, del Dio, di Vishnu, perché poi la religione indù aveva portato avanti tre concetti: Brahma, il creatore, Vishnu e Shiva. Shiva è il dio del male, della distruzione, quindi il bene e il male anche nella religione indù si sono evoluti.
Era una puntata molto molto interessante questa di Liberamente. Naturalmente manteniamo e rafforziamo questo concetto che già altre volte ha espresso Maria, di mantenere quel filo di mistero nella nostra vita. Ci vuole per stimolarci anche a porci delle domande costantemente. Nella prossima trasmissione parleremo della religione dell'antico Egitto, l'evoluzione nel mondo greco-romano, ritualità esoterica, ma anche il mondo dell'antica Cina e tutto ciò che riguarda la religione. Grazie naturalmente a Maria, appuntamento a giovedì prossimo. Arrivederci e venite perché sono argomenti interessantissimi, vi aspetto numerosi e fateci anche dei quesiti su Facebook, aspettiamo domande e vi daremo risposte. Liberamente. La nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.